Buongiorno e bentrovati a questa terza conversazione sulla scrittura. Sono in macchina, sepolto dalla neve, in una giornata che vede Reggio Emilia sotto una neve fitta, che ricordo veramente in rare occasioni di aver visto in maniera così intensa. E ne approfitto per parlare con voi dell'oggetto di oggi, il passaggio dal soggetto al canovaccio, trattando un elemento fondamentale di questo passaggio che è lo schema narrativo. Il canovaccio non è ancora trama, come non lo era il soggetto, ma proprio gli schemi narrativi gli consentono di avvicinarsi molto, tanto è vero che alcuni scrittori iniziano le loro storie proprio partendo da un canovaccio, impazienti di mettersi alla scrivania. Lo schema narrativo, dicevo, è l'elemento fondamentale per la costruzione di un canovaccio. Il nome può spaventare perché potrebbe far pensare a un argomento tecnico, in realtà è l'elemento che fa scatenare tutta la fantasia di noi scrittori. Per parlarvi dello schema narrativo, utilizzerò una metafora. La metafora è quella di un gioco che molti di voi conosceranno, è un gioco della settimana enigmistica e si chiama Che cosa apparirà? È quel gioco dove trovate all'interno di uno schema, di fatto un puzzle, dei puntini e colorando gli spazi che hanno i puntini vedete emergere un disegno. Cosa succede? Succede che il giocatore, via via che colora gli spazi contrassegnati con un puntino, ha delle attese e sulla base di queste attese fa delle supposizioni. Facendo un esempio, dai primi spazi colorati, la sua attesa è che si tratti di un animale e suppone che possa essere un leone con un domatore all'interno di un circo. Questo è l'elemento intrigante per il giocatore. L'enigmista traccia invece lo schema rispondendo a una strategia che gli consente poi, di definire un piano. E quindi a definire un puzzle di conseguenza e a contrassegnarlo con dei puntini per far sì che poi quel disegno possa emergere. Quindi vedete nella relazione giocatore-enigmista che c'è una sorta di, come posso dire, di mistero da risolvere, no? L'enigmista propone un mistero. E il giocatore si propone di risolverlo. Qual è la relazione fondamentale tra giocatore ed enigmista? La relazione fondamentale è indicata nel titolo del gioco. Che cosa apparirà? È un quesito. Quindi è una domanda. E questo è l'elemento di congiunzione. Ed è questo che tratta lo schema narrativo. Parlando di un gioco, quindi, tra lettore e scrittore, il quesito o i quesiti fondamentali della storia sono l'elemento perno che fa sì che questo gioco, tra lettore e scrittore possa avere luogo. Dunque, nel nostro soggetto abbiamo definito quali sono, gli elementi che consentono al tema, di cui abbiamo parlato poi nella prima conversazione sulla scrittura e anche nella seconda, di esplicitarsi. Ora, i quesiti fondamentali e di conseguenza gli schemi narrativi, che sono la risposta ai quesiti fondamentali, ci consentono ad arrivare al canovaccio. Se prendiamo il soggetto di Romeo e Giulietta, di cui abbiamo parlato nella seconda conversazione sulla scrittura, allora i quesiti fondamentali possono essere bene. Abbiamo definito che la situazione drammatica che consente al tema di esplicitarsi sia, tema che abbiamo detto era la libertà di poter amare chi voglio, quindi un principio morale, abbiamo detto che la situazione drammatica era ostacoli all'amore. Allora, il quesito fondamentale del nostro soggetto potrebbe essere qual è l'ostacolo all'amore
che Romeo e Giulietta si trovano ad affrontare? Lo schema narrativo e la risposta. La rivalità tra due famiglie. Un altro quesito, non così importante come questo, ovviamente che è il quesito principale, potrebbe essere: ma sì, ma se c'è rivalità tra due famiglie, domanda, come fanno i due innamorati a conoscersi? La risposta, di nuovo uno schema narrativo, è il fatto che Romeo partecipa a una festa in maschera. E capite che nel mio soggetto ci sono tanti elementi che mi consentono di sviluppare i quesiti che delineano tutta la mia storia. Per esempio, il piano che i due innamorati mettono a punto per poter superare queste difficoltà all'amore. Riuscirà? Altro quesito fondamentale della storia, altro quesito che ha il nostro lettore. Dunque, lo schema narrativo è una risposta costante a tutti i quesiti che il lettore si pone quando si trova davanti al soggetto. E qui interviene una riflessione fondamentale. La riflessione è che il lettore, più di qualsiasi altra cosa, desidera partecipare alla storia, avere l'opportunità di risolvere il mistero. E noi come scrittori abbiamo il vantaggio di essere in una posizione privilegiata rispetto a lui. Siamo un passo avanti e quindi riusciamo a condurre questo gioco. E qui c'è il primo segreto fondamentale, che riguarda proprio il lettore. Il primo segreto è un segreto molto, molto semplice: il fatto che bisogna dare al lettore ciò che gli stiamo promettendo. Non possiamo tradirlo. La storia di Romeo e Giulietta non si può concludere con un extraterrestre che scende e prende i due giovani e li porta su un pianeta sconosciuto. Sarebbe tradire le sue attese. Abbiamo detto che il lettore, come l'enigmista, fa delle supposizioni in base alle attese, quello sarebbe un tradimento. Ma il punto fondamentale, e che contraddistingue il fatto che noi siamo stati bravi come scrittori oppure no, è questo: riuscire a dare al lettore ciò che si aspetta di ricevere, ma non nel modo in cui lui si aspetta di riceverlo. Ecco, sorprenderlo. Ecco, rispettare la promessa, ma consentirgli di divertirsi fino all'ultima pagina, di partecipare alla storia, risolvere il mistero e anche supporre che possa esserci qualche elemento di sorpresa, ma una sorpresa che è coerente con l'idea della storia e i quesiti fondamentali che sono stati posti. Qual è allora il segreto per lo scrittore? Il segreto per lo scrittore è uno solo: che ci sia un elemento vitale per tutti. Ci deve essere qualcosa di vitale per i protagonisti della storia, ci deve essere qualcosa di vitale per il lettore nella scoperta dei quesiti fondamentali. Ancora più importante, ci deve essere qualcosa di vitale anche per me come scrittore, perché noi siamo scrittori esordienti e come scrittori esordienti sappiamo benissimo che non campiamo di scrittura e dobbiamo rubare il tempo per scrivere le nostre storie quando siamo soli da sera, piuttosto che abbiamo una pausa durante la giornata lavorativa. Indaffarati in tantissime cose, tra famiglia, figli, hobby. Quindi per noi scrivere una storia è un percorso lungo e anche di sacrificio. Se c'è qualcosa di vitale per noi, per i protagonisti della storia e per il lettore nella risposta ai suoi quesiti, alle sue attese, alle sue supposizioni, ecco che la nostra storia non può che riuscire bene. Freccia, che è il romanzo che ho pubblicato tramite la casa editrice BookTubù, ha richiesto veramente un lavoro da parte mia sui quesiti fondamentali della storia. E uno degli elementi più importanti che mi sono serviti poi nel fare l'operazione di riscrittura
è il fatto di aver individuato i quesiti principali della storia e i quesiti secondari, diciamo quelli meno importanti. La prima stesura di Frecce è stata di 880 pagine, arrivare alle 400 ha significato capire cos'era fondamentale per questa storia oppure no. Se prendiamo Romeo e Giulietta, nell'esempio, voi tutti vi ricordate che la storia si conclude con il fatto che Romeo, credendo che Giulietta sia morta, si uccide e Giulietta, vedendo Romeo morto, si pugnala a morte. Non così tanti si ricorderanno che in realtà la storia va avanti e le famiglie rivali, riconoscendo la loro inimicizia alla causa della morte dei due giovani, si rappacificano. Allora, il quesito fondamentale, in questo caso, cosa ne sarà delle due famiglie rivali? E la risposta, si rappacificano. È un quesito secondario rispetto all'altro quesito ben più importante, ovvero il piano di Romeo e Giulietta riuscirà? Che cosa ne sarà di questi due innamorati? Coroneranno il loro sogno d'amore? Ecco che vedete che il fatto che le famiglie si rappacificano è un finale che si aggiunge a una storia già conclusa. Può essere importante per l'autore, può essere importante per la storia in generale, ma c'è un fatto fondamentale. Nel momento in cui farete un'operazione di riscrittura, esattamente come è successo a me, dovrete decidere quando la vostra storia si conclude. E qua, proprio l'aver definito una priorità nei quesiti e quindi una gerarchia, vi aiuterà tantissimo a capire quando si tratta di mettere il punto e la parola fine. Bene, se questa conversazione sulla scrittura vi è piaciuta, ma anche se non vi è piaciuta, vi invito a esprimere i vostri commenti, le vostre riflessioni sul mio blog www.emilioalessandromanzotti.com o anche sul social network BookTribù. Nel mio profilo c'è un'area proprio dedicata ai commenti. È molto importante per me ricevere le vostre riflessioni, anche perché io credo nell'aiuto reciproco per crescere in questo percorso e quindi mi farebbe piacere poter scambiare con voi pensieri su quelle che sono le nostre esperienze di scrittori esordienti. La prossima conversazione sulla scrittura riguarderà un elemento fondamentale che ci porta in direzione della trama. Non vi anticipo niente, questa volta vi lascio davvero un po' nel mistero e vi do appuntamento dunque alla prossima conversazione. Vi ringrazio e buon pomeriggio.